ne meriterebbe tanti di Brindisi, uno per ogni opera d'arte che il maestro Marchesi ha fatto nella sua vita. Non so quante sono, ogni piatto è un'opera d'arte. In questa mostra si racconta un po' tutto il mio passato, la mia storia, e devo dire che ne ho fatte di cose, eh? È stata un'occasione per raccontarmi, no? È una strada molto lunga, essendo figlio di ristoratori, di albergatori, sono nato in questo ambiente, perciò tutte le cose probabilmente che ho visto ben fatte, perché i miei avevano il pallino, poi mio padre è appassionato d'arte, mia mamma invece, la signora Cristina, conosciutissima, con un garbo, un savoir-faire, e tutte queste cose si vede che lo è ereditate. Storie d'Italia, Gualtiero Marchesi e la grande cucina italiana. Nel titolo della mostra si vede già questa articolazione su due registri, su due livelli. Uno, quello della storia di storie, l'altro, quello di Gualtiero Marchesi e la grande cucina italiana. Siamo all'inizio della mostra, c'è un po' la descrizione della Padania, e visto che sono milanese, perciò sono padano. E naturalmente io sono della cultura del riso, per cui iniziamo subito con una serie di risi, un chicco di riso fotografato su un piatto nero. Poi naturalmente non poteva essere così semplice, allora ho fatto un riso, un risotto cotto con il nero di seppia e poi il chicco di riso naturalmente sopra trionfante. Qui ci sono i tre elementi dell'acqua dolce, che sono le rane, il crescione e il risone, appunto, i tre elementi dell'acqua dolce. Questo era l'albergo sopra, questo è l'ingresso dell'albergo, questo è il ristorante di qua, e sopra io sono nato qua, stanza 24, un reparto al quale tengo molto perché l'ho chiamato la rivincita della forma, ovvero della materia. Infatti tutti questi piatti sono materici in questo senso, un recupero della materia, infatti dico la cucina della verità, ovvero della forma, di conseguenza quindi della materia. Un astice cotto su questa pietra, poi viene smontato in sala, viene conservata la parte interna, la parte della polpa, dentro in un sugo preparato, un brodo di pesce, e poi viene rimandato in cucina, la parte della carapace viene tritata, messa nel torchio, portata in sala, si versa sopra un po' di zuppa di pesce e si estrae tutto quello che esce, un po' come quello che si farebbe in cucina, qui è fatto col torchio in sala. Là ci sono gli spaghetti miei, famosissimi, insalata di spaghetti, cioè gli spaghetti rigorosamente freddi perché il caviale va servito freddo. E ci sono i tre, avevo trovato questo piatto bellissimo che ha tre spazi, sono fatto i tre caviali, beluga, sebruga e setra. Qui ci sono due riconoscimenti, che meglio di così penso. Walt Disney mi ha dedicato, insomma, uno sono Gualtiero Marchesi, l'ABC della cucina secondo Gualtiero Marchesi è il libro che fa per me. E l'altro è Gualtiero Baroni, sono sempre io comunque, no? Davanti con un tramezzino, davanti a te, anche i grandi cuochi mangiano qualcosa di questo genere, insomma. Qui abbiamo una serie di torchi, questo è il torchio per l'anitra, viene cotta a mezza cottura, portata in sala, smontata, si versa sopra una salsa preparata, si spreme tutto in modo da ottenere una salsa per il petto, la coscia poi viene proseguita la cottura perché la coscia è più dura a cuocersi, viene proseguita la cottura e viene poi servita con una piccola insalata. Questi sette segni sono segni storici per Marchesi. Marchesi, quando ha creato il primo menù degustazione, ha voluto dare un significato nell'equilibrio, nel contrasto tra una portata e l'altra. E quindi ha chiesto a un amico cinese, un grande artista, Xiao Qin, di rappresentare
su una tela bianca questa sequenza di colori e quindi di emozioni, di contrasti. Da qui poi ci siamo trovati a tutta una serie di simbologie, di collegamenti verso il mondo artistico di Marchesi, quindi i colori, l'arte, la musica, le sette note e da lì sette percorsi importanti che quindi diventano il filo conduttore. Questo è un regalo di Arnaldo Pomodoro ancora per i miei 80 anni. Questo è di Del Pezzo quando ebbi le tre stelle nell'85. E questo ancora, questo è di Emilio Tadini, che erano tutti amici del periodo. Questa era di Guttuso, che ha fatto la Marta Marzotto, e lui ha fatto il disegno. E questa è una cosa di Fontana, un taglio di Fontana. Questa è Ratatouille, come forse sapete ho fatto una piccola parte anche nel film di Walt Disney Ratatouille, dove mi hanno impacchettato, visto che facevo l'ispettore, mi hanno buttato in una cella e facevo la voce dell'ispettore. Questi erano i miei piatti segnaposto, erano tutta una collezione con Pardi, Del Pezzo, Pozzati, Pericoli, di tutto c'era, Tadini. E questi sono disegnati da mia figlia, questo è per il ristorante Marchesino e questo per il ristorante Ad Erbusco. Qui ancora il recupero della gestualità, a me piace che il maître in sala faccia qualcosa, partecipi o il cliente stesso. Allora questa è una zuppa di pesce, la zuppa è fuori, il pesce è tutto mescolato, gamberi, calamaretti, capesante, un pezzo di branzino, tutto, in due foglie di pasta filo, tenuto dentro, gli si mette un anello per non farlo chiudere, lo si chiude intorno, 5-6 minuti di cottura leggermente salato, e poi si toglie tutto, si porta in sala e il maître gli versa sopra la zuppa che è preparata con le carcasse e con tutto il resto. Qui c'è questo piatto, secondo me, uno dei più interessanti, perché ho spostato il girello in modo che il pesce o la carne che hanno una salsa li metto nella parte piccola e il contorno viene separato, in modo che non si va sempre ad inzuppare di tutto. Gli strumenti e la tecnica, andiamo all'approfondimento di Marchesi, sono delle pentole in rame e acciaio. Il rame, proprio perché ossida, ha bisogno sempre di essere accoppiato ad un altro metallo. La forma della pentola è per niente casuale, ma è precisa. La brasiera conteneva la brace, quindi è il forno, l'archetipo del forno, il primo modello del forno. Aveva una fonte di calore dal basso e una dall'alto. Lo stuin conteneva del ghiaccio e poi acqua fredda che andava aggiunto durante la cottura. Questo perché i vapori raggiungevano la superficie fredda interna del coperchio, si condensavano e tornavano sulla superficie sferica della pentola in modo che le pietanze si cuocessero all'interno dei loro stessi umori. Queste sono le ultime due sedie che sono rimaste dell'albergo mercato di 60 anni fa, dei miei genitori. Questo è il tavolo del ristorante di Bonvesin della Riva, sempre con una scultura in mezzo, sempre la lampada di Castiglioni e una seggiola della Tonet. Questa è una seggiola ancora, tavolo e seggiola della Tonet, appare addirittura disegnata dalle Corbusier. Qui abbiamo i due tavoli. Allora, questo è il tavolo di Erbusco, il tavolo di mezzogiorno, e questo è il tavolo della sera. Ho messo lo smoking al tavolo, visto che non se lo mette più nessuno. E qui abbiamo il tavolo del Marchesino, la Scala. Tutti i piatti sono disegnati da mia figlia. Questa l'ha fatto per la Scala, così ha fatto tutte le note. E questa è la lampada che mettiamo a tavola la sera. A mezzogiorno c'è sempre una scultura e alla sera c'è sempre la lampada. Questo è il tavolo che ha la stessa età di questo, 29.000-30.000 anni. Questo è sempre appunto il piatto di Paola, i bicchieri diventano così. I due tovaglioli, perché io faccio sempre un tovagliolo per il dolce e un tovagliolo prima. E poi questo è il cestino del pane, dove metto il pane. Questo qui è uno di quelli ai quali tengo di più. Chevalier d'Honneur des Arts, dal ministro della cultura francese, insomma, dai, non scherziamo. Thank you.
qui abbiamo un po', come posso dire, forse una panoramica delle ultime cose. La purezza, anche la bellezza di un totano intero, solamente pulito, cotto, messo sul piatto, così e basta. Le puntarelle, una salsa alle acciughe, pulito, vede, rigore, semplicità. Questi sono i marchesini dorati che hanno successo. Sono dei supplì di riso, però sono leggermente corretti e sono buonissimi, si mangiano con le mani e la gente si diverte un mondo. Sono tutti gli ultimi piatti. Questo è carne e pesce. È una fetta di branzino e una fetta di filetto. E tre salse. Una è una maionese alla senape in grani, un'altra è salsa di pomodoro crudo un po' piccante e l'altra è una salsa verde emulsionata. La minestra è una trovata, secondo me, strepitosa. Mi è venuta questa idea, mettere il brodo a parte, perciò invernale ha il brodo a parte, che uno le può mangiare naturale, bere il brodo a parte, uno gliele versa sopra, ci grattugia il parmigiano, fa quello che vuole. Anche qui questi invece hanno l'olio crudo a parte, pomodoro passato crudo a parte e il pecorino, rigorosamente l'olio va col pecorino e parmigiano, secondo me, o padano, va con le burro. Questo è uno dei miei grandi amori, è una versione del goulash. Il goulash è metà cipolle, metà carne ed è un brasato. Allora mi è venuto in mente di prendere il tonno, tagliarlo a cubi, scottato, poi una salsa al vino rosso, sotto vino rosso e un po' di porto per dargli un po' di dolce appena appena, e invece delle cipolle appunto tutto cotto, tutto crudo qua. Questo è un filetto di manzo, puro, senza salsa, senza niente. Diventa monotono mangiare una stessa cosa sempre così. Allora ogni tanto mangio un fragolone. Perché fragolone? Perché fragolone è acidulo, non è dolce. E interrompe e ritorna al piacere di mangiare un pezzo di carne. L'arte. Dedicata ad Aldo Calvi, amico d'infanzia di Gualtiero Marchesi, a cui Gualtiero Marchesi ha voluto dedicare questa mostra nella mostra. Come vedete è proprio uno spazio a sé stante in cui si mostra la collezione personale di Gualtiero Marchesi. Qualche altro oggetto è stato offerto dalle figlie di Calvi, ma in generale la maggior parte di questi quadri e sculture sono proprio di proprietà di Marchesi. Questi sette segni sono infatti diventati anche il marchio utilizzato dalla Fondazione Gualtiero Marchesi, che vuole muoversi per affermare il concetto di bello e di buono, quindi di un gusto estetico ma di un gusto vero in tutte le sue rappresentazioni attraverso questo percorso delle sette colori e note. La mostra si chiude con altro. Rilanciando cosa? Rilanciando le iniziative della Fondazione Gualtiero Marchesi, rimandando alla Expo del 2015 che ha per tema l'alimentazione e invitando a un percorso all'interno del Museo del Castello a vedere piatti, posate, arazzi e quant'altro abbia a che fare con il tema della cucina. Questa è l'orchestra di famiglia praticamente. Allora, c'è anche mio genero Enrico, poi qui c'è mia moglie che suona il piano, io sono la batteria di cucina, vede le pentole, la bambina che adesso fa concerti, violoncelliste, violiniste, e la mamma Simona che è mia figlia, l'arpista, che ha anche una scuola di musica, che fa concerti lei adesso. Questa è mia suocera che fa la mattacchione, è stato un grande soprano.
posso dire una cosa subito così che mi viene dal cuore, tutto questo viene da mia moglie e le devo un grande riconoscimento.